Smaltita la sconfitta contro il Cuneo, non resta che guardare avanti alla partita con l'Entella. La squadra ligure, neopromossa come il Treviso dalla Lega Pro 2, è stata ripescata ad agosto in seguito ai posti lasciati liberi dalle vicende giudiziarie del calcio scommesse. I precedenti dell'anno scorso sono a favore del Treviso, con un pareggio all'andata e una vittoria al ritorno. Il 29 aprile scorso la compagine biancoceleste ha battuto i liguri in casa per 2-1. Nel secondo tempo passa in vantaggio il Treviso, prima con un bolide di Spinosa, poi in contropiede con Torromino. L'Entella accorcia al 79esimo e al 92esimo Campironi compie un miracolo sulla girata di Garin. Anche contro il Cuneo il porterone ha più volte salvato il Treviso nonostante la sconfitta. Poco da fare sui gol, però due interventi prodigiosi su Cristini e poi Fantini. Sì, è un match in duello con Fantini, contro di lui diciamo che rosica abbastanza. Sì, è andata, io do il mio massimo comunque, cerco di dare il mio meglio e far sì di essere comunque, di scendere in campo, e poi il mister appunto mi sta dando fiducia e voglio cercare di dargliela io e anche la squadra di conseguenza.